Il nostro nuovo disco, Fuoco e Fiamme, che esce in tutti i negozi il 29 maggio, è nato nei primi mesi del 2011, è un lavoro di produzione che poi è durato 14-15 mesi, è un lavoro in cui crediamo fortemente, il nostro nuovo primo disco, ci piace definirlo così, perché è il nostro primo disco da indipendenti, e Fuoco e Fiamme perché è un disco pieno di energia, Fuoco e Fiamme perché racconta quello che ci lega prima di tutto, prima della musica c'è un profondo legame tra di noi, un legame d'amicizia che parte dal 2002, e Fuoco e Fiamme perché crediamo appunto nella passione, crediamo nella musica, ma soprattutto nella musica fatta con passione, perché continuiamo a credere che la porta sul frutto. No, più che altro che questa professione, se vogliamo definirla in questa maniera, può essere fatta al giorno d'oggi solamente con il fuoco addosso. E noi ci proviamo ogni giorno ad alimentarlo, continuando appunto a credere nel nostro sogno e in quei quattro ragazzi che nel 2005 cantavano tutto il nostro. Mi raccomando ragazzi, dal 29 di maggio in avanti noi faremo il giro dell'Italia per tutti i vari in store, venite numerosissimi con la vostra coppa di Fuoco e Fiamme e ci facciamo una chiacchierata tutti assieme. Ci un caffè. A Varese che non ci siamo mai stati. È vero, a Varese non siamo mai stati, quindi a maggior ragione li vogliamo in tantissimo. E poi la Casa del Disco è uno dei negozi storici, cioè uno dei negozi più fighi d'Italia di dischi. Non per fare un film, però ho visto che regalano dei dischi lì. No, però ho visto, ha partecipato e aderito all'iniziativa quella del Record Store Day, credo si chiamasse così, che è un'iniziativa fantastica per ricordare quanto il disco sia un qualcosa di che effettivamente ti può regalare qualcosa, a differenza di qualche altra cosa di cui non riusciamo a fare a meno, un disco che ormai è stato un oggetto ormai che tanti, magari soprattutto i ragazzi più giovani, non sanno il valore prezioso che può avere un disco, un negozio di quel tipo ci ricorda quanto si può ancora trasmettere la passione per la musica in formato fisico, concreto, perché se ti si rompeva una cassetta prima tutta la tua rabbia veniva fuori, quindi il CD per noi è ancora qualcosa di prezioso, speriamo lo sia ancora per voi.